Tu hai l'abitudine di descrivere gli eventi in maniera molto imparziale, molto informativo e imparziale. Per cui ti chiedo questo, come vedi la posizione della politica italiana all'interno di questo quadro di crisi economica? A livello internazionale, dici? A livello, sì, chiaramente ormai non si può più limitare soltanto qui, no? Io, guarda, sono convinto che l'unica soluzione sia, cioè l'unica soluzione, che un primo passo per una soluzione sia mandare a casa immediatamente questo governo, ma non perché sia un fautore, un diplomatare o un grande sostenitore dell'opposizione che non mi piace per niente, ma è semplicemente per un fatto molto semplice, il fatto che se tu hai delle persone che dopo... Se tu fai un contratto con una persona o parlando con una persona continui a avere delle promesse da questa persona e vengono continuamente disattese, alla dodicesima, tredicesima, quattordicesima volta che gli dai fiducia, non gli credi più, no? E il governo italiano si trova, secondo me, in questa posizione di avere riempito talmente tanto di palle gli elettori che ormai qualunque cosa dicano non ha alcun credito. E Chiaro. siccome la crisi, prima, io sono moderatamente d'accordo per quanto ne posso capire, naturalmente, mi sembra sia giusta questa analisi, cioè la crisi è di fiducia, come si fa a dare fiducia a dei bugiardi? Io non lo so, Si io non parla del darei fiducia famoso, a sì, il famoso contratto con gli italiani, insomma. bugiardi. Sì, a partire dal contratto con gli italiani, ma ce ne sono una quantità sterminata e io onestamente non so cosa potrebbero dire. Cioè, oggi Tremonti non ha detto quasi niente all'incontro con le parti sociali, si sono presentati praticamente a puta, ma io non so cosa potrebbero dire per convincere gli analisti internazionali o gli osservatori internazionali a dire: beh, sì, effettivamente adesso l'Italia è un paese che ha delle prospettive solide o che è credibile. L'atto di dignità che dovrebbero fare sarebbe prendere e andarsene a casa immediatamente e poi decidano loro che cosa fare. Io non ho idea, non penso che un governo tecnico, un governo dell'opposizione potrebbero fare tanto meglio, però avrebbero dalla loro il fatto di avere almeno il credito di dire: beh, insomma, io vi sto facendo delle nuove promesse, nuovo sono qui, datemi il tempo di dimostrarvi che sono uno che le mantiene, no? Chiaro, chiaro. Una... Invece, al contrario di quello precedente, insomma, che prometteva sempre, ad esempio a Napoli era la soluzione che sarebbe arrivata in un mese e poi veniva rimandata Sì, ma mano. su tutto, sulla Libia, Frattini non so quante volte ha detto la guerra finirà tra una settimana, finirà tra un mese, sta per finire, sta finendo. E poi in realtà la guerra è lì, cioè, è tutto così. Per non parlare dei tagli delle province, dei tagli dei costi della politica, ma su qualunque cosa. Cioè, Quindi dovrebbe esserci un'alternanza democratica, cosa che dovrebbe già esserci comunque, in teoria. quella se la volessero gli elettori, naturalmente. Se gli elettori pensano che questo governo invece abbia fatto bene, è giusto che stia su questo governo. Il problema è che a un certo punto si arriva alla situazione per cui questo governo già di fatto non ha più il potere per fare quello che vuole, perché cioè l'anticipo per esempio, del pareggio di bilancio del 2013 è stato deciso dalla Banca Centrale, non dall'Italia, perché 48 ore prima Berlusconi era andato in Parlamento a dire: noi il pareggio di bilancio lo raggiungeremo nel 2020. Mi arriva una lettera di cui il contenuto non si può sapere, anche questo non si sa per quale ragione, e gli dicono: no, deve essere nel 2013, se no non ti compriamo i BTP. Sì, io non lo so, gli elettori hanno chiesto cosa avevano chiesto gli elettori rispetto a questo, un governo che non ha abbastanza autorevolezza per poter dire no alla Banca Centrale Europea o per comunque avere abbastanza voce in capitolo per, se non altro, far valere il suo punto di vista. Casini oggi, per esempio, diceva che il commissariamento della BCE è un dato di fatto, non è una questione da. Così sembrerebbe, pare che ci siano anche delle richieste abbastanza dettagliate, no? Soltanto che noi non le possiamo sapere perché quella lettera non l'abbiamo vista. Dimmi un po', secondo te c'è un contrasto tra democrazia partecipativa che si respira nei social media e un'oligarchia economica internazionale? Ma io
Non lo so, devo dirti la verità. Certo è più facile spostare dei like che dei miliardi di euro, sicuramente, però non saprei dirtelo, non saprei dirtelo, perché anche nei social media comunque ci sono molti anarchici. Oggi leggevo, dove l'ho letto? Ho letto un sacco di cose oggi, non mi ricordo bene, però c'era, ah sì, c'era un commento di Giddens, mi sembra, sociologo inglese su Repubblica, che diceva in relazione agli scontri in Inghilterra, diceva, ah, Twitter, Facebook. Questi luoghi dove il potere non arriva, che non si possono censurare, non è vero, il potere arriva benissimo su questi social network e i regimi li usano per prendere i dissidenti, per identificarli, quindi la polizia postale può fare esattamente come piace, chiudere, c'è stato un articolo dell'Espresso, mi sembra dell'anno scorso, no? Che faceva vedere come in realtà gli accordi sul chiudere o tenere aperte delle pagine vengano fatti sotto banco, in barba a tutte le leggi, tra il Ministero dell'Interno, se è una cosa importante, e Facebook, mentre invece un povero Cristo che si vede scomparire 3 anni di lavoro rischia di non vederseli riapparire mai più, no? Quindi, insomma, c'è tutta una serie di livelli gerarchici anche nei social media. Per quanto riguarda l'economia, penso che, insomma, alla fin fine di partecipato c'è poco, no? Cioè, questo mi sembra abbastanza evidente, però ecco, metterei in guardia da entrambe le idealizzazioni, sia quella buonista, tecno-utopista, che pensa che i social media siano il luogo della partecipazione assoluta dove tutti siamo uguali, no? E sia quella invece che pare essere invece maggiormente in voga nei media tradizionali italiani, cioè quella di demonizzarli a ogni piè sospinto. Mi fanno abbastanza schifo entrambe le visioni, perché sono semplicemente false, entrambe. I social media sono un mondo molto più complesso, e l'unica cosa, secondo me, l'unica differenza che c'è col mondo reale è che se scrivi sulla bacheca di un costituzionalista, di un papa, è più facile che ti risponda che non se gli scrivi una lettera per iscritto, o se cerchi di fargli una domanda in pubblico, perché poi questa gente non risponde nemmeno alle domande in pubblico. Non risponde, cioè, questa è una delle cose che io non riesco proprio a concepire, cioè venendo dal mondo accademico, i rapporti di autorevolezza non esistono, cioè non esiste che un docente, soltanto perché sta dall'altra parte della cattedra, non ti risponde a una domanda. Cioè, lui è lì perché ne sa più di te, e proprio per quello la sua funzione, semmai, è proprio pedagogica, no? Cioè, guarda, le cose stanno così. Se tu hai degli argomenti migliori, mi confuti, e tra 3 anni vieni dall'altra parte della cattedra, no? Se no, te ne stai lì zitto e prendi appunti. E invece questa gente salta tutto questo passaggio e smette di rispondere. Fa rispondere gli uffici stampa, non fa rispondere gli uffici stampa. Quando fai delle domande, avere a che fare con dei ministeri è peggio, sembra di leggere l'Odissea, non finisce più, non c'è niente da fare, ognuno rimanda un altro. In un anno di mail mandate ai ministeri lavorando per la Terra 43, penso che mi abbiano risposto una o due volte. E i ministri sono irraggiungibili, se non hai il cellulare, mai. Se li chiami per l'Espresso, capace che ti rispondano, se li chiami per Lettera 43, no, perché loro cercano visibilità, non correttezza. Questa è un'altra cosa veramente spettacolare di questa gente, che è tutto il giorno in televisione, ma comunque non riesce a concedersi per un giornale che è appena nato, preferisce andare sull'Espresso. Concepibile, ma è più da VIP, da rockstar, che da politico, che da una persona che lavora, che è un dipendente pubblico, tutto sommato. Per cui, sì, a me questa arroganza è la cosa che mi dà più fastidio, ed è uno dei motivi che mi spinge a scrivere tutti i giorni. Cioè, l'arroganza del potere è la cosa che va demolita al più presto, perché è quello che veramente produce il contrario della democrazia partecipativa, cioè alza una barriera tra chi comanda e chi prende gli ordini, che non puoi infrangere nemmeno se sei un giornalista. Figurarsi un povero cristiano, un comune cittadino che vuole sapere una cosa chiamando il ministero delle riforme, per esempio, che ne so, questi fantomatici ministeri, o quello di Rotondi, quello dell'attuazione del programma, no? Attuazione del programma, che poi quando fanno i vertici per concordare il programma non chiamano Rotondi, questa è la cosa meravigliosa, no? Lui si era anche arrabbiato, ha detto io me ne vado, poi adesso invece sembra essersi non arrabbiato più. E quindi sì, questa cosa va combattuta. Se si può fare con i social media, bene, se si può fare con i blog, bene, se si può fare con i giornali, bene, se possono farlo i cittadini andando a fargli le domande direttamente con una webcam, va bene, non c'è nessun problema. Basta che questa gente non si senta a
al di sopra. Eppure sono istituzioni che dovrebbero essere al servizio del cittadino, queste, però generano non risposte di fatto. Si vede che sono troppo impegnati nei loro talk show televisivi o nei loro vertici infiniti per progettare riforme che non vedranno mai la luce. Senti, visto che ne parlavi prima, ne avevi accennato prima, dimmi un po', tu che cosa, qual è il tuo parere, la tua opinione riguardo alle rivolte che stanno avvenendo in Inghilterra in questi giorni? Ma sai, io premetto che non avendo visto che cosa è successo, non ho un parere preciso su questa cosa. Di sicuro non mi dà l'aria di essere niente di particolarmente politico. Cioè, non vedo. Cioè, voglio dire, se leggevo da qualche parte un commento, adesso non ricordo dove, perché ho una pessima memoria, che diceva che se fosse stata una rivolta politica avrebbero assaltato le sedi istituzionali, no? Se fosse stata una rivolta, diciamo, almeno ideologica, avrebbero assaltato le librerie, ma questo lo sto aggiungendo io. Invece, cioè, a me sembra una rivolta dettata semplicemente da una rabbia cieca, no? Cioè, c'è stato il pretesto, la morte di Dagan, e poi mi sembra che abbia prevalso la voglia di arraffare. E tra l'altro è una voglia di arraffare abbastanza brutta, perché fa capire, secondo me, come anche, essendosi focalizzata su tanti beni, diciamo, non di prima necessità, fa capire il valore che per queste generazioni disperate e sfortunate, sicuramente, il valore che abbiano questi beni di consumo che sono superflui, diciamo, no? Quindi c'è una riflessione da fare sicuramente anche dal punto di vista di chi ha promosso questi valori. Ma detto questo, quello che hanno fatto è ingiustificabile, cioè non c'è sofferenza che giustifichi il fatto che si dia a fuoco. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Io onestamente sono contento che Cameron abbia usato il pugno di ferro, perché secondo me in una circostanza simile, mostrare debolezza rischiava veramente di lasciar dilagare la rivolta. Dall'altro lato, però, trovo incomprensibile l'atteggiamento di Cameron quando, per esempio, dice bloccheremo i social media. Nel caso dovessero esserci, sì, ecco, questo dimostra, secondo me, ancora una volta la capacità della politica di capire questi strumenti e di saperli fronteggiare. Secondo me, veramente c'è un problema di governance della rete a livello politico che è enorme, perché c'è un misto di interessi in gioco, di ignoranza da parte della classe dirigente, e anche, se vuoi, di interessi che si mischiano tra economia e politica, che sono molto pericolosi per il futuro della nostra libertà di espressione in rete. Per quanto riguarda le rivolte, purtroppo io su questo devo dirti la verità, quello che ti ho detto non ho un giudizio particolarmente preciso, perché non conosco molto bene la storia del precedente del paese, non mi azzarderei, ecco.